Buongiorno, eccoci alla lezione 22 in cui parleremo dell'ultima tecnica di scomposizione dei polinomi, ovvero la regola di Ruffini. Partiamo subito da dire però chi era questo Paolo Ruffini. Principalmente era un medico che si è vissuto più o meno a cavallo tra la seconda metà del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, si è iscritto all'Università di Modena nel 1703 e ha studiato medicina e all'epoca in automatico si studiava anche matematica, letteratura e filosofia. Si laurea in filosofia, medicina e chirurgia nell'88 e diventa, diciamo, medico, però è anche professore di matematica all'Università di Modena dal 1697 per poi divenire rettore dal 1814 fino alla morte del 1822. E pensate anche che si dedicava molto anche alla sua professione di medico, nonostante insegnasse matematica, e addirittura, quando è scoppiata l'epidemia di tifo nel 1817, si è ammalato curando i suoi pazienti. Il suo nome è sicuramente collegato a diverse teorie algebriche sui sistemi, al teorema di Abel-Ruffini e alla regola della divisione tra polinomi, che è anche una tecnica di scomposizione che prende il suo nome, appunto, la regola di Ruffini, ideata probabilmente nel 1809. Vediamo in cosa consiste la scomposizione mediante la regola di Ruffini. Allora, solitamente l'ultima tecnica che si usa, perché è quella che è considerata un po' così come per dire l'ultima spiaggia per provare a scomporre un polinomio, e si basa sulla divisione esatta tra polinomi. Questa regola si applica e di solito noi la useremo per polinomi ordinati in cui compare una sola lettera, ad esempio la lettera X, potrebbe essere anche la lettera A, T, eccetera, eccetera. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare un numero che, sostituito al posto della X, quindi al posto di quell'unica lettera che c'è nel polinomio, annulla il polinomio, cioè sostituendo al posto della x quel numero io trovo 0 facendo i conti. E allora il polinomio di partenza si dividerà esattamente per il binomio x meno quel numero. Vediamo cosa significa effettivamente utilizzare queste tecniche a partire da degli esempi pratici. Allora, noi dobbiamo ad esempio scomporre il polinomio x alla terza più x alla seconda meno 4x meno 4. Allora, se uno prova qualche tecnica precedente, vede che non è il cubo di un binomio, non si può fare raccoglimento totale, parziale, eccetera, eccetera, e quindi prova con altre tecniche di scomposizione. E l'ultima spiaggia è appunto Ruffini. Allora io devo trovare un numero che, sostituito al posto dello x, annulla il polinomio. Dove vado a cercare tre numeri? Non posso avere le infinite scelte, devo andare a vedere i divisori del termine noto, cioè dell'unico monomio in cui non compare la lettera x, che è 4. Quali sono i divisori di 4? Più e meno 1, più e meno 2, più e meno 4. E provo a sostituire man mano al posto della x questi numeri. Provo con 1 e vedo che viene meno 6, quindi non fa 0. Provo con 2 e vedo che viene 0. Allora, 2 è quello che fa, diciamo, funzionare la tecnica di Ruffini. E quindi è, diciamo, in prospettiva il mio polinomio di partenza, x alla terza più x alla seconda meno 4x meno 4, sarà divisibile esattamente per x meno 2. Allora, come faccio a trovare questo? Beh, allora, io devo riportare in una tabella, che è questa qui, la classica tabella, nella prima riga i coefficienti, cioè i numeri, delle lettere, l'unica lettera che compare, del polinomio di partenza. Vedete, c'è 1, 1, meno 4 e al di là meno 4, che è il termine noto. Qui inserisco chi? Il numero che mi faceva annullare il polinomio, cioè 2. E poi procedo in questo modo. Il primo numero scende d'ufficio, è 1 solitamente, quindi scende 1. Poi faccio 2 per 1, 2. Lo metto qui sotto e sommo questa colonna. 2 più 1, 3. Poi 2 per 3, 6.
lo metto qui sotto e sommo, meno 4 più 6, 2. 2 per 2, 4, meno 4 più 4, 0. Chiaramente faceva 0 come resto, quindi anche qui deve ritornare 0 come risultato, quindi se non ha... E che cosa ho ottenuto in questa parte centrale, cioè tra le due sbarre? Ho ottenuto i coefficienti di un polinomio di un grado più basso rispetto al polinomio di partenza. Qui era x alla terza, quindi qui ho il coefficiente di x alla seconda, di x, e il termine è noto. E infatti eccolo qua, x alla seconda più 3x più 2. A questo punto posso dire che il mio polinomio di partenza, x alla terza più x alla seconda meno 4x meno 4, eccolo, si scompone in x alla seconda più 3x più 2 per x meno 2, dove x meno 2 è dato proprio quel polinomio, x meno il numerino che faceva annullare il polinomio. Facciamo un altro esempio, qui è proprio riproposta esattamente la tecnica per scomporre un polinomio e dicendo proprio passo per passo seguo quello che devo fare in base alla regola, alla tabella che avevo proposto nella lezione 19 sulla scomposizione. Io ho questo polinomio, che è un trinomio x alla terza meno 5x più 2. Allora, non c'è nessun fattore comune, non si può fare il parziale perché sono il numero dispari, non è un quadrato di binomio perché non ci sono assolutamente i quadrati, c'è cioè x alla terza, 2. Non è ovviamente un trinomio speciale perché non c'è x alla seconda, x è numero ma c'è x alla terza, e quindi non può essere un trinomio speciale, rimane da provare il metodo di Ruffini. Allora, quali sono i divisori del termine noto? Più e meno 1, più e meno 2. E devo andare a sostituire al posto della x di volta in volta 1 meno 1, 2 meno 2. Proviamo con 1, non funziona. Proviamo con meno 1, non funziona, cioè vuol dire che il polinomio non si annulla. Proviamo con 2 e si annulla. Quindi 2 è il numero che fa annullare il polinomio. Allora, faccio la mia solita tabella della regola di Ruffini, scrivo qui in basso a sinistra il numero che annulla il polinomio, 2, e qui i coefficienti del polinomio di partenza. Attenzione che il polinomio di partenza è ordinato, ma manca il termine con la x alla seconda. Quindi devo sanare questo buco mettendo uno 0. Quindi metterò 1, 0 perché non c'è x alla seconda, meno 5 e di là 2. Poi, solita tecnica, il primo scende d'ufficio, quindi l'1 si riporta. 2 per 1, 2. Eccolo qua, 0 più 2, 2. 2 per 2, 4, meno 5 più 4 fa meno 1. 2 per meno 1 fa meno 2. 2 meno 2, 0. E infatti giustamente devo ottenere 0 come era qua. Ho ottenuto chi? I coefficienti del quoziente, cioè del polinomio di un grado più basso rispetto al polinomio di partenza. E quindi qui avrò x alla seconda più 2x meno 1. E posso concludere che il polinomio di partenza x alla terza meno 5x più 2 si scompone in x alla seconda più 2x meno 1, cioè il quoziente, per x meno il numerino che lo faceva funzionare, quindi x meno 2. Bene, vi invito a provare a fare qualche altro esercizio, qualche altra prova, sempre utilizzando la regola di Ruffini, che è un metodo molto iterativo, è sempre proposto nella stessa maniera, bisogna solo un attimo acquisirne bene la conoscenza e l'utilizzo. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima lezione.